intorno alle 17.30 di ieri sera, una Opel Corsa di colore grigio, per cause ancora da accertare, ha sbattuto contro il guardrail di delimitazione e si è ribaltata, ingombrando la carreggiata all'altezza dello svincolo per l'Equile sulla Gallipoli-Lecce. Il conducente del mezzo è risultato essere un 70enne di Galatone che si stava dirigendo verso Lecce ed è una fortuna che la carambola non abbia coinvolto altri veicoli che transitavano sull'arteria. A soccorrere l'uomo sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno condotto la vittima presso il Vito Fazzi in codice rosso a sirene spiegate. Successivamente per i rilievi sono arrivati gli agenti della municipale. Dopo Roma, Napoli, Palermo, Catania e Torino, il network del Gambero Rosso ha scelto Lecce e il Salento per la realizzazione della Città del Gusto che, oltre a una nuova e qualificata offerta formativa e culturale, rappresenta una grande opportunità per il territorio, favorendo la valorizzazione dei suoi prodotti di eccellenza e i processi di internazionalizzazione delle imprese. È stato siglato questa mattina infatti il protocollo d'intesa tra il presidente del DAIS, distretto agroalimentare di qualità Ionico Salentino Alessandro Candido, e il presidente del Gambero Rosso Holding Spa Paolo Cuccia. L'obiettivo dell'accordo è quello di sostenere i processi di sviluppo delle imprese agroalimentari dell'area e di promuovere eventi che possano dare risalto ai prodotti enogastronomici del nostro territorio e creare così occupazione per i più giovani. Nonostante domani il Lecce non scenda in campo a causa della sosta forzata stabilita dal prefetto di Salerno con il rinvio della gara contro la Nocerina, proseguono gli allenamenti dei giallorossi in vista della sfida di Coppa Italia che si giocherà mercoledì pomeriggio con il Perugia. Nella giornata di ieri i giallorossi sono stati impegnati in un singolo allenamento al mattino, assenti come sempre Beretta e Bellazzini, è stato a riposo a causa di un leggero stato influenzale d'Ambrosio. Hanno proseguito nel programma di lavoro personalizzato Papini, Ferrera Pinto, Sacilotto e Bogliasino. Oggi si è svolta una seduta al comunale di Squinzano.